Oggi viene presentato Autunno Danza, la nuova edizione, la 30ª. Quali sono le novità? Le novità anche quest'anno, come in tutti gli anni, in tutte le edizioni di Autunno Danza, sono costellate comunque dalla presenza di danzatori, danzatrici, coreografi e autorialità dal panorama nazionale e internazionale. Si inizia con la presenza di Raffaella Giordano, che in un primo studio del nuovo lavoro porta in scena l'atto di trasmissione. Il lavoro si chiama Tu non mi perderai mai e lo sta consegnando nel corpo, nel movimento di Stefania Tansini. Ci sarà poi la presenza di una artista palestinese, questo a testimoniare anche la prospettiva rispetto ad altri orizzonti, ad altri mondi, anche a mondi che si trovano in un momento di grande sofferenza. Ci sarà di nuovo un ritorno, che è quello di Chiara Bersani, quindi di un corpo con disabilità che ha fatto del suo essere un'artista portatrice di disabilità anche una forte affermazione presa politica, di presenza di un corpo disabile sulla scena. Questo ritorna anche con Laura Lucioli assieme a Marta Bellu con I versi delle mani, un lavoro che sarà presente invece nel mese di novembre. Ci sarà il debutto di una nostra produzione, perché non siamo più soltanto un festival, appunto un festival che esiste da 30 anni, come giustamente detto, ma siamo diventati ormai un centro di produzione, produciamo, e ci sarà il nuovo lavoro di Daniele Albanese, di nuovo autore, coreografo di fama nazionale e internazionale, in questi giorni a Parma in residenza. Ma la programmazione durerà fino a dicembre, chiudendo anche con il collettivo Vitamina e Matteo Sedda, un artista di Cagliari che lavora a Bruxelles ottenendo diversi riconoscimenti e sarà presente con lo studio del suo nuovo lavoro. Diversi messaggi, diversi significati, diverse nazioni. L'idea è che non ci si possa arrestare di fronte ad un'idea, al concetto anche un po' vetusto di arte performativa come un'arte relegata ad un hobby per l'elite, ma deve essere qualcosa capace di raccontare il mondo, i mondi, i viventi e le loro relazioni, talvolta anche conflittuali. Una forma di denuncia. Una forma di presenza, una modalità di essere presenti nel mondo che abitiamo.